milioni di anni fa, il mare era più vasto di quanto lo sia ora. Specie nelle regioni tropicali, la configurazione geografica era diversa da quella odierna. Non una delle numerose isole coralline, né un tratto delle attuali coste continentali, erano ancora comparsi sulla superficie delle onde. Ma nel seno del mare si stavano formando le isole attuali. Miliardi di microscopici organismi marini edificavano nell'acqua le terre del domani. Questi instancabili costruttori erano gli abitanti di un mondo fantastico, il regno del corallo. I madreporari, carpendo al mare le sostanze minerali, costruivano sotto la superficie i banchi madreporici. Anno per anno crescevano i bassofondi nel regno di Nettuno. In una determinata epoca della storia del globo, la superficie terrestre venne squassata da un immane cataclisma, come se un colossale sospiro avesse enfiato il nostro pianeta, i continenti si innalzarono. Dalla profondità del mare scaturirono improvvisamente nuove terre. Le secche madreporiche vennero a morire nell'aria, formando altrettante isole. Le colonie animali che avevano dato vita e avevano accresciuto il banco corallino perirono nel sole. Più tardi, dal cielo giunse la vita. Le spore vegetali trasportate dal soffio del vento caddero sulla roccia. I pionieri del regno vegetale, i licheni, iniziarono l'attacco. Con gli acidi secreti dalle radici disgregarono la roccia, ne ridussero a polvere i frammenti, prepararono un povero terreno che poté accogliere e far sviluppare di grado in grado, di anno in anno, le piante superiori più esigenti. Il muschio, le erbe, i primi fiori. Anche l'acqua concorse a trasportare la vita vegetale. Dalle coste lontane le correnti marine rapirono i frutti dei primi alberi, come i cocchi o i giganteschi baobab. Quando la flora fu affermata e sviluppata, giunsero sull'isola i primi animali. I grandi occhi composti degli insetti fissarono immobili il nuovo mondo. Vicino alle forme di vita più note, si svilupparono altre meno comuni, come i singolari filli, detti insetti stecco per la loro figura fortemente mimetica. O il minuscolo coccide ammantato di cera, o ancora il gigantesco millepiedi tropicale. Thank you.
quando poi le tele dei ragni giganti si stesero tra i rami, caddero le prime vittime. Contemporaneamente arrivarono gli uccelli. Il freddo di quell'epoca storica della Terra vi spinse i pennuti delle regioni settentrionali, come le sule, le candide drome o i chiurli dal lunghissimo becco. Presso i nidi costruiti sulle scogliere o tra i ciuffi delle palme si posarono gli unici mammiferi volatori, le volpi volanti, i pipistrelli equatoriali. A questa fauna elementare si aggiunsero particolari animali. Dal mare uscirono e si adattarono alla vita terrestre molti crostacei e vi si abituarono così bene che alcuni, come i giganteschi Birgus latro, furono in breve capaci di salire sugli alberi per predare nei nidi degli uccelli. Dal mare vennero i granchi più grandi del mondo, o le testuggini, che oggi vivono unicamente in queste isole. Rettili giganteschi che rappresentano i superstiti di una fauna preistorica e anch'essi destinati, come i predecessori, a una graduale scomparsa dalla terra. Dopo che gli animali e le piante dettero vita e movimento all'isola, si svilupparono sulla minuscola terra, avvenne l'ultimo episodio della nostra storia, l'arrivo del Signore del Creato, l'uomo. Seguendo un'antica usanza delle popolazioni costiere viventi sul vicino continente nero, le coppie di giovani appena uniti in matrimonio salpavano alla ricerca di un'isola disabitata. Se l'avessero trovata, essa sarebbe appartenuta loro di diritto e la loro discendenza ne avrebbe costituita la futura popolazione.